La domenica con te. Ogni tanto mangio un fiore, lo confondo col tuo amore. Com'è bella la natura, com'è bello il tuo cuore. Bentornati in questo bestiale video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati ovviamente nella taverna di accordi e spartiti. E con questo video tutorial di chitarra proverò a spiegarti che domenica bestiale... Domenica bestiale di Fabio Concato, 1982. Un brano meraviglioso che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, tantomeno della mia. È un brano difficile, diciamocelo fin da subito, che strizza un po' l'occhio alla musica jazz. Ci sono degli accordi molto interessanti che andiamo a vedere subito. Il brano è in tonalità di La maggiore, quindi abbiamo ben tre alterazioni in chiavi. Se non lo sai, se non lo sai, te lo dico io. E te lo dico fin da subito, io non utilizzo il plettro, non mi piace utilizzare il plettro per questo brano, anche se in realtà si potrebbe fare magari alla fine come bonus, te lo faccio sentire, ti faccio sentire il ritornello con il plettro, ma giusto per. Gli accordi dell'introduzione sono Si minore settima, Do diesis settima quarta, che prendo in questa posizione, Do diesis settima, Fa diesis minore nona, infatti canta la nona, che è il Sol diesis. È un accordo su cui possiamo un pochino parlare, io lo sento come se fosse un Si maggiore sesta con il basso di Fa diesis, però io sento questo suono qua, ecco, quindi solamente su queste tre corde, quarta, seconda e prima. Di nuovo Si minore settima, con la settima anche al canto, quindi aggiungo il mignolino al quinto tasto sulla nota La, Si minore settima bemolle 5, quindi un semi diminuito, Mi quarta, settima quarta, pardon, e Mi maggiore. Magari mi accordo anche. Attenzione al passaggio finale con questo Mi settima quarta, perché va subito all'accordo di Mi maggiore, quindi è proprio una cosa veloce veloce. Bene, capiti gli accordi, ti metto una bella tablatura qua sotto, così puoi seguire quello che faccio e hai soprattutto quello che fa la mia mano destra. Questo accordo bello staccato, quindi allenta un pochino la pressione per dargli l'effetto staccato. Passaggio. Il tutto andrebbe fatto un po' più veloce e magari con delle dinamiche un po' più diversificate, in modo da dargli un... come se fosse una bella fogliolina che si posa sull'acqua, eh? E cominciamo con la strofa. Meraviglioso. Per quanto riguarda la strofa, partiamo con un bel accordo di La settima più, che prendiamo in questa posizione fantastica. Lo sposto indietro di un tasto e ottengo il secondo accordo, quindi un Si minore basso La. Che giusto per dover di cronaca, sappi che rimane sempre come se fosse un accordo di La maggiore, perché il pedale è il basso in sostanza, è quello che decide il nome dell'accordo. È un La maggiore molto molto colorato, perché hai il Fa diesis che è la sesta, hai il Si che è la nona e hai il Re che è la quarta. Quindi sono delle sfumature di un accordo di La settima più. Vabbè, finito questo pippone sull'accordo di La settima più, ci spostiamo su un Fa diesis settima quarta e Fa diesis settima, Si minore, Do diesis settima quarta e Do diesis settima, Fa diesis minore nona, sicuramente qualche sigla la sbaglio sicuro, ma sulla fiducia continuo, Si settima quarta, Si settima, Si minore settima, Si minore settima bemolle 5, Mi
settima quarta, che prendo in questo modo o in questo, uguale, e Mi maggiore. E questa è la strofa numero 1. Quindi il giochino meraviglioso sull'accordo di La settima più è questo. Mi basta spostare indietro. E a me piace anche far sentire questo slide, è un gusto personale. Lui, di Fabio Concato, insomma, chi ha registrato la chitarra sul disco, non lo fa sentire. Si sposta direttamente. A me piace, con tutto il dovuto rispetto, farlo anche sentire. Ultimo consiglio, il Fa diesis minore nona, io lo prendo anche con il basso, a differenza dell'intro che è preso solamente sulle prime quattro corde. De gustibus. Domenica ti porterò sulla, vedrai sarà più dolce dirsi ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare. Sapessi amore mio come, insomma, poi riprendo con la seconda strofa che cambia di un niente, anzi di un accordo. Partire quando Milano dorme ancora, seppure scaricata la fotocamera, perfetto. Dicevo, su quel Milano dorme ancora c'è un accordo di do diesis minore che precede il fa diesis settima quarta e il fa diesis settima. Sapessi amore mio come mi piace partire quando eccolo qua, e poi riprendo tutto uguale come al solito, che te lo risparmio. Andiamo a vedere quindi il ritornello. Riprendiamo con un bel La maggiore tondo che prendo in questa posizione, quindi solamente con la sesta corda non la suono, dalla quinta, quarta, e poi la prima e la seconda sono la stessa nota, che è un Mi. Poi la settima più, come per la strofa, Sol diesis minore settima, che prendo in questo modo, Do diesis settima, Fa diesis minore, che per aiutarmi, io con la voce che sono un caprone, per aiutarmi ci metto anche la nona al canto, perché proprio la voce prende quella nota di melodia, però Fa diesis minore settima, Fa diesis minore nona, insomma, cambia poco, fai quello che preferisci. In realtà questo concetto applicalo un po' a tutti gli accordi, cioè non per forza i colori che do io sono quelli definitivi o sono quelli corretti, ce ne sono mille di possibilità. Sto parlando troppo, siamo agli accordi del ritornello. Do diesis minore settima, Re settima più, Do diesis minore settima, Si minore settima e La settima. Dopodiché un passaggio con degli accordi veloci e stoppati, Sol diesis minore, Do diesis settima e Fa diesis minore. Quindi com'è bella la natura, e riprendo con il giro della strofa. Che domenica bestiale, la domenica. Capito perché mi aiuto con quel fa diesis minore nona? Com'è bella la natura, com'è bello il tuo cuore. E poi riprendo con il giro della strofa, insomma, ritornello, eccetera, eccetera. Ti faccio vedere da vicino però il pattern delle dita della mano destra che circa, più o meno, tengo sempre costante per tutto l'accompagnamento. Parto con il pollice e il medio assieme. Tengo una coda di questo tipo. Chiaramente se ho degli accordi che si sviluppano sulla quinta, quarta, terza e seconda corda. Se invece ho un accordo tipo il Fa diesis minore nona che si sviluppa su tutte e sei le corde, il pattern potrebbe essere una cosa così. Pollice anulare all'unisono insieme. Però insomma è un mio arpeggio che è
abbastanza fedele, ma nessuno ti obbliga a fare questo. Anzi, fammi sapere nei commenti qua sotto se ti piace o se trovi dei modi più interessanti per fare questi accordi. Se invece la tua mano destra è ancora un po' impigrita e vuoi suonare subito Domenica Bestiale, ti proviamo a fare un accompagnamento tipo con il plettro, ad esempio sul ritornello, ma lo puoi applicare anche alla strofa. Ti consiglio però di prendere uno di quei plettri super fini, questo è uno 46 mm addirittura, quindi proprio si piega solo a guardarlo. E la ritmica con cui puoi fare questo accompagnamento, almeno con cui mi sento di consigliarti di fare questo accompagnamento, è una cosa del genere. Tipo... quasi una specie di ritmichina funky, prendila proprio con le pinze, ma è super super leggera, con le dinamiche molto basse. Ad esempio sentiamola con il primo accordo. Una cosa più o meno di questo tipo, senti già che se cambi e prendi un plettro, questo ad esempio è un 80 mm. Già cambia proprio ritmica. Questa è molto più ascoltabile, se non altro. Ultima accortezza, attenzione che gli accordi durano due tempi per misura, quasi tutti. Quindi ad esempio sui primi due di accordi del ritornello di La maggiore e La settima più, la ritmica sarà... una cosa così. Magari su questa parte qua con gli accordi di La settima più e La settima più coloratissimo torna a fare un arpeggino carino carino delicato, perché la ritmica magari si presta di più al ritornello o alla strofa, ma questa parte non mi soddisfa troppo. Bene, giunti a questo punto ti ho spiegato tutte le parti che devi sapere per poter suonare con la tua bella chitarra acustica Domenica Bestiale di Concato, e dichiaro concluso questo video tutorial. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciare un bel pollice all'insù a questo video, non a quelli degli altri. Se ti è piaciuto questo, lascialo a questo. Se ti va, puoi anche lasciare qualche commentino carino e dolce, che ci fa sempre piacere ricevere. Io ti saluto, ti auguro buon divertimento e buona cantata con questo pezzo incredibile, e noi ci vediamo in un altro video tutorial di accordi e spartiti. Ciao!